potermi avere. Aspetta, indietro. Proprio come pensavo, il profeta del rimorso intende attivare Halo. Ne sei certa? Io illuminerò l'anello sacro, libererò la sua fiamma purificatrice e aprirò un sentiero verso la divinità. Più o meno. Comandante, abbiamo un problema. Ho sentito. Da ciò che ho capito, però, al profeta servirà un oggetto, l'indice, per attivare l'anello. Ho localizzato una biblioteca simile a quella sul primo Halo. Se il funzionamento dell'anello è identico, l'indice dovrebbe essere lì. Scommetto che i Covenant pensano la stessa cosa. Allora dovremmo arrivarci prima di loro. Fa sbarcare gli uomini e vieni alla biblioteca. Sì, signora. Io penserò all'indice, capo. Tu sistema il profeta. Ci ha dato le informazioni necessarie. Per gli anelli! Ah! Qualche ultima parola? Quando ne vuoi ancora, amico? Attenzione! Stupida canaglia! I Covenant stanno diventando inquieti. Non voglio che mi scoprano, per cui sto inviando da te qualche ritardatario. Mi spiace, ma quei Pelican saranno tutti i rinforzi che riceverai. Ricevuto, signore. Thank you.
torri più lontane stanno lanciando una navetta. Che sorpresa, è piena di rinforzi Covenant. Ci daranno un passaggio. Dovrei davvero iniziare a tenere il conto. Calma! Vedrai che andrò. Fammi sapere se la rivuoi indietro. Ottimo, per me ufficialmente abbiamo vinto. Questo lago non può essere di origine vulcanica, il che significa che è stato realizzato di proposito o che è stato generato da un qualche cataclisma. Scusa, stavi cercando di uccidere qualcosa? A meno che tu non ti stia scavando la porta, stai perdendo tempo. Maledetto mostro dalla testa di calamaro. Ho preso a calci talmente tanta gente che ho dimenticato di chiedere i loro nomi. Fantastico! Diamogli addosso! Ok, pensaci tu allora. Il pizzicore, l'hai sentito? Sono ferita! Centro! Cosa? Nessuno ha visto! Testa vuota! Ah, ora capisco. C'è una sezione sommersa che collega queste torri alle strutture esterne. Sembra che dobbiamo immergerci. O preferisci nuotare? Visita in arrivo! Ah!
intercettato una trasmissione codificata dal trasporto di rimorso a qualcosa identificato come alta opera. Pare siano delle scuse formali ai profeti della verità e della pietà. Apparentemente, rimorso ha esagerato attaccando la Terra. Adesso chiede agli altri due di perdonare il suo arrivo prematuro, adducendo come scusa che non era prevista la presenza umana. Questo spiega perché la sua flotta era così esigua. Però è strano che un profeta abbia informazioni così scadenti sul pianeta del suo nemico. Ehi, dimmi, tu e Cortana siete... Sì, insomma, hai capito, no? Ehi, ti spiace puntare quell'affare da un'altra parte, capo? Thank you.
Il trasporto di rimorso ha ricevuto una risposta da Alta Opera. Un messaggio altamente codificato del profeta della verità. Ecco qui. La tua avventatezza ha compromesso il fine dei Covenant. Ha messo in pericolo il nostro progetto. Se la tua inettitudine resterà celata alla massa, sarà soltanto grazie a pietà e alla saggezza dei suoi consigli. Verità, pietà, rimorso. I tre profeti gerarchi. Uccidendo rimorso dovremmo dare uno scossone ai Covenant. Ma francamente penso che finiremo per fare un favore. Quando stai per evacuare. Insistiamo, sta funzionando. Au! Mi è... Al tempio principale. Thank you.
più grande flotta Covenant che io abbia visto. Che chiunque abbia mai visto. Entriamo nel tempio e uccidiamo Rimorso prima che possa fermarci. La flotta Covenant ha lanciato ondate multiple di Phantom. Sono troppi per lanciarli. Non ci resta. Questo posto è pieno di guardie d'onore. Guardati le spalle. Interrompere il mio sermone! Ecco il bersaglio, eliminiamolo! Se ci riesci! Il grande viaggio non sarà rinviato! Vieni qua! Pessime notizie. I Phantom stanno deviando. La flotta si prepara a sparare sulla nostra posizione. Dobbiamo andarcene.